Un buongiorno a voi tutti e grazie per esservi sintonizzati di nuovo sul nostro programma. Il versetto che sto per leggervi oggi si trova nell'epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 3. Vi leggerò i versetti 13 e 14. Perciò io vi chiedo che non veniate meno nell'animo a motivo delle tribolazioni che io patisco per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Per questa ragione dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre. La mia Bibbia mi dà una nota di rimando al versetto di Atti, al capitolo 14, il versetto 22. E qui dice, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Paolo era preoccupato che i cristiani di Efeso, ma di qualsiasi altro luogo, si potessero scoraggiare a motivo delle tribolazioni, delle persecuzioni, delle difficoltà che lui per primo stava attraversando, ma che anche altri cristiani in altri luoghi e in altre chiese stavano vivendo. Beh, la persecuzione spaventa, il timore di essere torturati, di dover perdere la vita, di dover fuggire, sicuramente spaventerebbe chiunque, non è una bella prospettiva. Ma Gesù dice, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E quindi Paolo ci tiene affinché coloro che avevano conosciuto la fede non la perdessero a motivo di tale spavento. E allora Paolo dice, perché queste persecuzioni che io sto attraversando sono per la vostra gloria. Cerca quindi di tranquillizzarli. E dice, per questo motivo io piego le ginocchia dinanzi al Padre. Ogni qualvolta, cari fratelli, cari sorelle, abbiamo delle difficoltà nella vita, non necessariamente legate a motivo della nostra fede. Delle difficoltà, delle sofferenze. Non cerchiamo prima di risolverle per conto nostro, perché è facile spaventarsi e rinunciare alla fede. È facile poi dopo accusare Dio dicendo «Ma perché tu permetti questo? Perché mi accade questo?» Ma seguiamo l'esempio di Paolo. Paolo fa il gesto più spontaneo, piegarsi dinanzi alla gloria e alla potenza di Dio per chiedere aiuto. Mettiamoci quindi in ginocchio e in preghiera, nella quiete di un momento della nostra giornata, in un luogo a noi caro, e portiamo tutto in preghiera al Signore. Egli non tarderà nel rispondere. Questo è l'unico atteggiamento. Se cercheremo di affrontare le questioni spinose da soli, presto ci scopriremo deboli e mancanti. Che il Signore quindi ci dia la forza nelle tribolazioni per poter andare avanti e per poter piegare le nostre ginocchia dinanzi a Lui. Lui non vede l'ora di aiutarci. La pace e le benedizioni del Signore siano con tutti voi e grazie per esservi sintonizzati ancora una volta. Amen.